E bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di F123 con la nostra Subaru Baracca e il nostro caro Giovanni Storti, lo sterminatore degli Appennini. Siamo qui per il Gran Premio di Austin in Texas, il secondo Gran Premio delle Americhe. Partiamo dalla P2, dopo una bellissima gara sprint che abbiamo effettuato ieri. Ci ritroviamo qui partendo dietro Russell, dietro abbiamo Verstappen, abbiamo Sainz, abbiamo Leclerc, abbiamo Hamilton, ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Saranno 20 giri lunghissimi e quindi andiamo a guardare la strategia subito. Abbiamo la rossa e la media ci consigliano 9 giri di rossa oppure 8, anche se probabilmente si potrebbe fare questa strategia su misura ed andare a mettere magari una hard, oppure partire con la hard e finire con la rossa. Potrebbe anche starci. Cancelliamo il terzo stint, proviamo così magari, anche se così facendo potremmo essere 4 secondi più lenti sul totale di gara. Non lo so ragazzi, non lo so, sono tentato da fare qualche strategia un pochino pazzerella. Ecco, magari facciamo così, dai, partiamo con la media 11 giri e poi montiamo la soft sperando che ci vada tutto bene, perché non è detto. Facciamo parecchia attenzione, portiamoci 2 giri di carburante in più. Sì, dai, va bene, portiamoci 2 giri in più di carburante. Ragazzi, in posizione, frizione, acceleratore fino all'asfalto e via al Gran Premio di Austin con un buonissimo spunto del nostro caro Giovanni, che si porta subito davanti a tutti quanti, davanti a Russell anche. Siamo primi e non siamo gli unici ad aver montato la gomma media, c'è anche Sainz. Attenzione Leclerc, che già ha perso qualche posizione, mi sembra, sì, perché c'è Bottas quinto. E attenzione a questo serpentone, cerchiamo di farlo bene ad ogni giro, perché è qui che perdiamo tutto il tempo che guadagniamo poi sul resto della pista. Dai, cerchiamo di usare anche un pochettino di hertz, ma non sfruttiamolo tutto, cerchiamo di usarlo questa volta in maniera un pochettino più intelligente. Lasciamo lo spazio a Russell, che si è preso l'esterno, noi andiamo all'interno, abbiamo il diritto di traiettoria essendo rimasti sempre davanti, e andiamo così ragazzi, e andiamo così, bene così, bene così, bene così ragazzi. Primo giro che è quasi andato ormai. Se riusciamo a tenere botta fino alla fine di questo stint, poi nel secondo dovremmo fare un pochino più di attenzione con l'usura gomme, perché fare 9 giri con la rossa potrebbe voler dire arrivare a fine gara con praticamente i piedi per terra, con i cerchioni andare a girare in pista. Quindi faremo tanta fatica sicuramente sul finale, dove spero che anche loro, chi ha montato la rossa in questo primo stint, possa fare fatica sul finale di questo primo stint e magari noi riuscire ad allungare quel tanto che basta per poter fare un secondo stint un pochino più tranquillo. Però questo lo vedremo più avanti, lo vedremo più avanti. Però per il momento non ci allontaniamo neanche per scherzo, neanche a pensarlo. Neanche il pensiero va più veloce di quelli che ci stanno dietro. Beh, anche senza usare tantissimo hertz, andiamo veramente forte sul dritto, eh. Speriamo che funzioni tutto quanto. Sostituito anche le componenti prima di effettuare ovviamente la qualifica. Infatti abbiamo parecchi componenti molto freschi e componenti diciamo un pochino usurati, però non tantissimo, che stanno a fine vita, ecco.
Finisce anche questo secondo giro. 37,6 fa Russell. Si prende l'interno. Proviamo l'incrocio di traiettoria. Bellissimo. Vai, vai Giovanni. Giovanni contro George. Storti contro Russell. Subaru contro Mercedes. Bellissimo questo controsorpasso. Si comportano bene i due, si rispettano, ma se le danno comunque di santa ragione. Ed è bene così. Bene così. Comunque, a parte... pensavo che questo campionato piloti fosse finito, e in realtà no, è più aperto che mai, ragazzi. Ci sono quattro piloti ancora in lotta per poter vincere questo campionato piloti. Tra l'altro c'è Perez primo a 273 punti, se non sbaglio. Verstappen a 270. Poi c'è, se non sbaglio, Russell a 263. Hamilton a 260. E poi un pochino più dietro, ma non ricordo quanto, ci sono Leclerc, Sainz... E poi ci siamo noi, eh. Quindi è ancora apertissimo questo campionato piloti, perché quello costruttori credo che sia già bello che è andato, con la Red Bull con oltre 400 punti. Di nuovo prova l'incrocio di traiettoria. E ha sempre ragione lui. Stiamo usando pochissimo Hertz, ma nonostante tutto ci stiamo difendendo alla grande, eh. Anche qui al serpentone devo dire che non ci stiamo comportando affatto male. È bella Austin, mi piace come pista. Non tra le mie preferite, però una bella pista. Verstappen intanto si prende la seconda posizione. Dice a Russell: spostate che ce provo io. E vediamo che cosa succederà. Si avvicina ma non tanto. E noi non stiamo sfruttando niente della nostra macchina, solo il motore. Pura potenza dei nostri cavalli, del nostro motore iper performante, del nostro motorone Ferrari. Veramente, veramente bellissimo. Che poi, tra l'altro, stavo pensando, ragazzi, di fare le prossime gare, queste qua ormai sul finale, al 25% invece del 35%, e di aumentare la difficoltà, magari superando il 90. Magari la prossima la proviamo a 90 di difficoltà. Vediamo come ci comportiamo. E se in caso possiamo anche prendere queste ultime gare proprio appunto per vedere, per fare qualche prova con le difficoltà. Magari la aumentiamo poi a 91, poi a 92, poi a 93. Cerchiamo di trovare prima della fine della stagione il punto preciso per la nostra difficoltà. Anche qui è costretto a frenare di più Giovanni, però Verstappen segue una linea molto molto brutta, devo dire, molto molto brutta. Qua ci vuole, qua ci vuole l'Hertz. Ci prendiamo l'interno. Abbiamo un più attacco, attenzione a Russell, maledetto. Che cosa voleva fare Russell? Cioè veramente un pazzo. Super contatto aggressivissimo di Russell. Sì sì, ce ne siamo accorti. Ma adesso provo l'attacco. Proviamo l'attacco noi con il DRS, eh? Vediamo di riuscire a mantenerlo anche per la seconda zona, che è quella in cui
ci può essere molto più d'aiuto, visto che qui finisce subito. Non c'è tanta spinta qui. Bisogna accodarsi. E qui non c'è spazio per provare l'affondo. Anzi, non c'è abbastanza pista, non c'è abbastanza tempo. Serpentone bruttissimo. Mamma mia. Attenzione. Attenzione, si perde tutto. Tutto quello che avevamo guadagnato. Attenzione. Cerchiamo di rimanere dentro. Dai, arriviamocela a prendere sto DRS, che qui abbiamo una grande forza. Ce l'abbiamo. Spremiamola tutta questa potenza. Hertz, DRS, scia, il nostro motorone. Ma non guadagniamo neanche tantissimo, eh. Dobbiamo aspettare solo che si incidentino tra loro, che si facciano male da soli. Dobbiamo sfruttare qualche loro errore più che altro. Comunque Russell è entrato veramente cattivo su di noi, eh. Non me l'aspettavo un attacco così vigoroso. Veramente. E ora inizia a far fatica la nostra media, eh. La sento già sguisciante e anche tanto. Attenzione. Anche Sainz ci si mette di mezzo. Forse c'è stato un piccolo taglio, ma la direzione gara non se n'è accorta. No, dobbiamo restare vicini, eh. Mi sa che qua abbiamo perso il DRS. Dai, che lo riprendiamo. Mi sa proprio di no. Abbiamo perso il DRS di Russell. Ai. Dobbiamo difenderci anche da Sainz adesso, che sembra essere la minaccia principale a questo punto. Arrivati a questo punto qui. E guardali come lottano, però porca miseria, non rallentano neanche di un po', eh. Rimangono sempre lì, belli fissi. Si tirano l'un l'altro. Maledetti. Ce l'abbiamo? Forse no, forse non ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo. Di pochissimo, di qualche centesimo non abbiamo il DRS. Peccato. Sainz però ce l'ha. Ah, mamma mia. Se non fosse stato per quel contatto, forse saremmo ancora primi. E credo che ormai la prima posizione possiamo solo sognarla. Però il podio potremmo riuscire a tenerlo, eh. Il podio forse potremmo tenercelo. Dipende tutto adesso da come ci comportiamo con Sainz e come si comporterà Sainz con noi. Se non farà il bastardo come ha fatto Russell, potremmo riuscire a difenderci per bene. Prendiamoci qua un pochino l'esterno, va. Mamma mia, che potenza il DRS. Frenata profonda. Difesa incredibile. Si soffre. Si soffre tanto. Fugge via Russell. 3 secondi. Però dietro si sono allontanati, eh. Dietro si sono allontanati anche parecchio. C'era Sainz dietro. Oh, mi sono concentrato un attimino. Non lo vedo più. Ma dov'è? Dov'è finito? Bottas, Perez. Addirittura dietro Perez.
successo? Però cioè avevo Sainz dietro, avete anche visto voi, a 3 decimi più o meno. Poi è sparito completamente. Ma che what the fuck? Boh, vabbè. Non ne ho la più pallida idea. Verstappen si ferma. Ovviamente con la rossa. Verstappen è entrato in corsia box. Sì. Però Russell non si è fermato, Vuole provare l'overcut Russell? Noi, mamma mia, noi non possiamo ancora fermarci. 10 giri le soft non credo le possano tenere. Però mi sa che ci dobbiamo difendere e provare ad entrare. Chiamiamolo, poi decidiamo alla fine. Tanto o entriamo adesso o entriamo al prossimo. Se Russell è durato tanto con 10 giri, anche Bottas, anche Perez, anche Leclerc, non vedo perché noi non possiamo provare a farli sti 10 giri con la soft. Devi utilizzare il torpasso più spesso. Ho capito che lo devo usare, però facciamo fatica. E voglio pensare a difendermi. L'Hertz me lo sto custodendo gelosamente. Che senza il DRS di quelli davanti noi non possiamo far nulla. Si ferma anche Russell, entriamo anche noi. Credo che si fermeranno un pochino tutti. Vediamo come va. Russell è già uscito. No, è entrato anche Piastri. Dai, veloce di quanto previsto. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il sì. Wow, ma perché mi lascia così prepotentemente dai box? Mamma mia! Ma che modo di rilasciarmi dai box è questo? Ma veramente? Mi hanno rilasciato come neanche se fossi uno space shuttle in partenza. Ma porca miseria. Stavamo per finire sulle barriere quasi. Beh, qua usiamolo, dai, un pochino più usiamolo. Dobbiamo guadagnare. Mamma mia ragazzi, tensione, bandiera gialla lì dietro. Chissà cosa è successo, c'è stato sicuramente qualche tocco. È uscita un'Alpina. Pierre Gasly fuori dalla sessione e probabilmente o ha rotto qualcosa o si è scontrato, credo più la prima, visto che non vedo nessun altro in difficoltà. Sì, credo proprio di sì. Credo che abbia avuto qualche problema col motore. Siamo al 14° giro intanto. Siamo quasi alla fine in realtà di questo 14° giro. Per un pochettino, ragazzi, sono riuscito a chiudere il gap con Russell e aumentare il gap con Bottas che c'è dietro. Però all'inizio di questo giro abbiamo iniziato a fare un po' di fatica. Credo che ci sia una bella usura già, 25% di usura, e Bottas si fa sempre più vicino. Sarà un bel finale tutto sulla difensiva. Sì, ero riuscito a dare 3 secondi a Bottas, però adesso
Adesso si è avvicinato ovviamente con la media. Lui quindi in questa parte, in questa seconda parte del secondo stint, indubbiamente ha una mescola più performante della nostra, meno usurata, più fresca. Forse abbiamo sbagliato a partire con la media. No, si avvicina veramente prepotente Bottas. Ma noi ci dobbiamo difendere. Una difesa un po' alla Sainz, come nel Gran Premio di Monza di ieri. Veramente una difesa incredibile. Prima su Verstappen, poi su Perez, poi su Leclerc anche. Mamma mia. Peccato non essere riusciti a portare tutte e due le Ferrari sul podio. Peccato che Sainz non sia riuscito a vincere la gara. L'avrebbe meritata. L'avrebbe veramente tanto tanto meritata. Però Verstappen è proprio d'un altro pianeta con quella macchina. D'un altro pianeta. Fa veramente la differenza. E tra l'altro 10 vittorie consecutive per lui. Segna un nuovo record in Formula 1. Supera le 9 vittorie consecutive di Vettel, le 7 vittorie consecutive di Ascari e di Schumacher. Mamma mia. E tra l'altro anche la Red Bull è stata la prima scuderia a vincere 15 gare consecutive, tra l'altro. Quindi doppio record. Dai, dai, ora pensiamo a noi. Pensiamo a riprendere Bottas, dai. Questa McLaren. Dietro abbiamo Perez con la Hard, Hamilton con la Hard. Hard che la stanno usando in tanti. Mamma mia. Frenata un pochino troppo tardiva. Però nulla di rotto. Ruota a ruota alla fine. Con Bottas che non si lamenta nemmeno. Quindi è tutto regolare. E scusate se parlo poco e non per tutto il giro, ma sto cercando veramente la concentrazione più assoluta per potermi difendere da Bottas e mantenere questo terzo posto, questo podio qui ad Austin. Mamma mia, veramente dura ragazzi, veramente dura. Tostissima, tostissima. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Bottas ci riprova. Si fa vedere, anzi. Negli specchietti del nostro Giovanni. Prova a mettere pressione, come se già non la sentissimo. Lui infierisce. Ma è giusto così. Vai Bottas, vai. Lasciamogli ovviamente lo spazio, non come... Poi riguardando il replay, in realtà in Qatar mi sono accorto che siamo stati noi a non dare tanto spazio a Guan Yu Zhou, che ci ha fatto girare. Mi sono accorto che siamo stati, che l'abbiamo chiuso un po' troppo, lui non poteva andare da nessun'altra parte e inevitabilmente ci ha colpito. E siamo al via del penultimo giro. Questi due ovviamente ce li facciamo insieme, ce li godiamo insieme. Anche se sto in silenzio, vi lascio comunque il nostro Giovanni alla guida, alla difesa di questo terzo posto. Una gara in sofferenza estrema, soprattutto in questo secondo stint. Dopo aver perso la prima posizione guadagnata alla prima curva, nel primo giro, ai danni di Russell. Saremmo riusciti a tenerla se non fosse stato sempre per Russell, che in difesa dall'attacco di Verstappen ci ha toccato a noi e ci stava quasi mandando fuori. Siamo rimasti in terza posizione e ora stiamo cercando di difenderla con le unghie e con i denti da un Bottas più agguerrito che mai. Non sembra neanche lui.
Valtteri Bottas, che a differenza della realtà qui attacca e difende anche, eh? Incredibile. Dai, 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 dai. Manca poco, manca poco. Fatto bene a mantenere l'Hertz in ricarica, a usarlo poco, perché adesso ci sta servendo tantissimo per difenderci. Mamma mia, che sofferenza, ragazzi, non potete capire. La sofferenza estrema, sto sudando veramente per difendere sto podio. Dai, 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 dai. Dai che ce la facciamo. Altro Bottas davanti ad Hamilton, così non succedeva da tantissimo tempo. Dai, belli miei, dai. Dai che ce la facciamo. Ah, dai, dai, dai. Un terzo di gara è andato, cioè un terzo di gara, un terzo di giro è andato ormai. Possiamo farcela, possiamo farcela. Possiamo farcela. Qui spremiamo tutto. Qui spremiamo tutto. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Teniamoci lontani, teniamoci lontani. Guadagna, guadagna, guadagna Bottas, guadagna Bottas, guadagna. Mettiamoci all'interno. Frenata buonissima in realtà. Pensavo di aver frenato tardi. E invece no. E invece no, siamo lì. Siamo lì. Mancano le ultime curve. Mancano le ultime curve per salire sul podio. Per tenercelo stretto. Hamilton che alla fine riesce a superare Bottas. E per noi è una manna dal cielo. Per noi è una manna dal cielo. Ultime curve rimaste, l'ultima curva rimasta. E vediamo la bandiera a scacchi. Ed è terzo posto, ragazzi. Un terzo posto. Magnifico, magnifico. Davvero bene. Che sofferenza. Che sofferenza, ragazzi. Poteva andarci nettamente meglio senza quel contatto con Russell. Però credo che più di così forse non potevamo fare. Più di così non si poteva fare. Ed eccolo, Super Max Verstappen sul primo posto, sul gradino più alto del podio. Poi abbiamo George Russell e poi il nostro Giovanni Storti. Terzo posto ed ennesimo podio guadagnato. Mamma mia, mamma mia. Che prestazioni sta facendo il nostro Giovanni in questa stagione d'esordio, stagione di debutto anche per la Subaru. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, ci è andata veramente benissimo. Poi anche e soprattutto con Sainz, che non ho capito ancora che problemi abbia avuto, non ne ho la più pallida idea. Ci aiuta anche nel campionato piloti, appunto, per raggiungere, per racimolare qualche punticino altro proprio su Sainz e forse sulla Ferrari, ma non credo. Credo che la Ferrari sia un po' troppo distante da noi nel mondiale costruttori. Però guardiamo, andiamo a guardare un attimino. Alla fine Sainz è arrivato nono. Così, nono. Non ho capito perché, che problemi abbia avuto. Non ne ho la più pallida. No, dove è arrivato? No, è molto più dietro. Diciottesimo è arrivato Sainz. Diciottesimo. Avrà avuto sicuramente qualche problema. Sicuro, 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 sicuro. Allora, siamo a quasi 60 punti, poco meno di 60 punti, 56 punti di distanza da Carlos Sainz, però siamo sicuramente lontanissimi dalla Ferrari. Sì, a voglia, a voglia, a voglia, a voglia, siamo lontanissimi, 300 punti dalla Ferrari, quindi sicuramente rimarremo tra il quarto e il quinto posto sul finale di stagione. Qui in classifica costruttori. Per la classifica piloti, se, e dico se, ci va tutto bene, rimarremo settimi.
Altrimenti, se dovesse andarci alla grande, e questo vuol dire anche avere una combinazione tra i nostri risultati e i risultati di Sainz, forse si potrebbe anche puntare ad un sesto posto piloti. Però tutto da scrivere. Sono rimaste 5 gare, se non sbaglio, è rimasto il Messico, è rimasto il Brasile, Abu Dhabi e... Ah, e Las Vegas, quindi 5 gare, sì, 4-5 gare dovrebbero essere rimaste. Gli introiti sono costanti. Dovremmo investire questi buono. Sono arrivati anche gli altri aggiornamenti, quelli che avevamo che erano arrivati guasti e io ho prontamente riordinato. E ragazzi, facciamo quello che vi avevo detto prima. Andiamo un attimino alle impostazioni, aiuti, no, non c'entra gli aiuti, la difficoltà. Aumentiamo a 90 la difficoltà, però per queste ultime gare, dove sta? Impostazioni carriera? No, da dove si fa? No, forse dal menu della gara direttamente, vabbè. Allora, vediamo se possiamo fare qualche bella... Termocoperte anche, di nuovo? Di nuovo le termocoperte devo prendere? Va bene. Prendiamo anche gli ammortizzatori a rullo, visto che qua siamo veramente tanto tanto dietro con il telaio. Dobbiamo cercare di fare quanti più acquisti possibile in questo finale. E ragazzi, che cosa facciamo? Andiamo avanti, vediamo se arriva... mannaggia la miseria, oh! Mannaggia la miseria! Vediamo... Possiamo comprarlo? No, 405. Vabbè, lo riordinerò quando farò le prove libere. Quando farò le prove libere qui a... In Messico. Ragazzi, ma vediamo un attimino quante gare sono rimaste. Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi. No, ok, sono 4 gare ci sono rimaste. Perfetto così. Ragazzi, quindi mi devo ricordare di abbassare al 25% le nostre gare, almeno per queste ultime. Poi ovviamente dalla stagione nuova ricominciamo con il 35%. Tanto ormai siamo lì, siamo agli sgoccioli. Che si arriva in sesta posizione, in settima non ci cambia molto. Che si arriva in quinta posizione o in quarta posizione costruttori non ci cambia molto. Quindi credo che sia già abbastanza chiuso questi discorsi qui, insomma. Quindi ragazzi, spero che questa gara vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.